Buonasera, buonasera al nostro pubblico che ci segue da casa. Grazie, grazie davvero di cuore per l'affetto che ci state dimostrando, quindi grazie davvero a tutti voi che ci seguite e naturalmente voglio salutare tutti i ragazzi che sono qui con noi oggi, che sono tanti, voglio salutare i loro genitori, i loro insegnanti e tutti coloro che sono nello studio con noi oggi. Vi presento subito le due scuole che giocheranno con noi in questa quarta puntata di Zero in Condotta. Vado con la prima scuola, è una scuola che è già stata con noi, ha già giocato con noi in passato in questa meravigliosa avventura e sto parlando della scuola media De Coubertin di Rende. Che sfida una nuova entrata, una scuola che è con noi per la prima volta e io sono felicissima di presentarvela e sto parlando dell'Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani di Cosenza. Bene, come ogni volta i nostri ragazzi ci fanno sentire qualcosa. Quindi sapete che a volte cantano, a volte suonano. Incominciamo con fanno un brano e suonano. A presentarcelo è la nostra amica, come ti chiami? Chiara. Emozionatissima? Un pochino. Un pochino, pensavo molto di più. Cosa ci fate sentire? Noi eseguiremo L'autunno di Antonio Vivaldi. In bocca al lupo. Crepi. Ancora la De Coubertin, Silvia vieni vicino a me, allora un grande applauso, emozionatissima la nostra ospite che deve cantare, vieni vicino a me la nostra Silvia, glielo facciamo un grande applauso a Silvia, allora siamo lì, guarda lì, allora Silvia, intanto cosa ci fai sentire? Chick to Chick di Frank Sinatra. E io so già che sei bravissima. Grazie. E parliamo anche della tua ultima esperienza canora. Sentiamo, dove sei stata? Ho partecipato a Ti lascio una canzone su Rai 1. Con Antonella Clerici. Sì. Quanto è stato bello da 1 a 10? 1000. 1000? Beh, ci credo molto di più. Allora, ancora complimenti. Grazie. E prego a te. Grazie. In bocca al lupo. I am in heaven, and my heart feels so that I can only speak, and I seem to find the happiness I see. One without
together, dancing cheek to cheek. Heaven, I am in heaven, and the cars they hang around me through the wind. Seems to vanish like the gambler's like some streak. One girl out together, dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb the mountain and the river or a creek, but they don't only have as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb the fishing and the river or a creek, but they don't only have as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arms about you, the charms about you will carry me through to heaven. I am in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I see. One girl out together, dancing cheek to cheek. The charms about you will carry me through to heaven. I am in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I see. One girl out together dancing, out together dancing, out together dancing cheek to cheek. Grazie. Brava, 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 brava. Sei veramente tanto, tanto brava. Grazie. Quindi da grande cosa vuoi fare? La cantante. Guardate un po', guardate un po'. In bocca al lupo per tutto, grazie, ok? Grazie. Ok, accomodati pure, grazie Silvia. E adesso è la volta della scuola media, siete pronti? Sì. Naturalmente dell'Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani di Cosenza, facciamogli un applauso. Siete pronti? Allora, chi ce lo presenta? Vieni vicino a me. Vieni vicino a me, come ti chiami? Giada. Giada, quanti anni hai Giada? 12 e mezzo. 12 e mezzo, per essere precisi, meglio essere precisi. Cosa ci fate sentire? Per primo eseguiremo un brano tradizionale che è La Strina. Carinissimo. Per secondo brano eseguiremo Land of Hope and Glory, ovvero La Marcia di Elgar. Però io volevo anche aggiungere che La Strina dice: senza essere chiamati siti venuti. Noi vi abbiamo chiamato e siamo felicissimi di avervi qui con noi. Allora, mettiti pure comoda. Siete pronti? Prego maestro. Thank you.
grazie, grazie mille. Allora, ancora grazie ragazzi, e prima di entrare nel vivo della nostra gara, prima di tutto voglio salutare un nostro amico che è venuto a trovarci. Signori e signori, ho il piacere di presentarvi Claudio Greco. Salve, ciao, ciao a tutti. Benvenuto. Complimenti a te perché sei Carla è veramente brava. Complimenti ai ragazzi, complimenti che sono bravissimi, i nostri ragazzi sono bravissimi. C'è un caldo in questo studio che non vi dico, infatti vedete Carla è a maniche corte, i cameraman sono in costume da bagno, il regista non vi dico com'è, comunque complimenti, c'è una bellissima atmosfera. Bene. Poi i ragazzi sono carinissimi, sono bravissimi, devo dire. Sono molto carichi. Sì, poi ho sentito molto carichi. Lei è troppo, io posso fare un giretto con sì, i ragazzi? Sì, vai, saluta tranquillamente. Io mi devo complimentare ragazzi. Con lei, ma tu sei stata alla trasmissione della Clerici, ma bravissima lei, ma emozionato. Hai visto come si muove balla. Bene? Poi sono tutti belli, bravi, c'è qualcuno di questi ragazzi vai. Che mi ha colpito una ragazzina qua, è il suo look. Qual è? Qual è? Ha un viso che io so qual potrebbe è. Fare già moda. Lei. È lei. È lei, vieni qua. Lei. Vieni qua. Vieni. È emozionatissima. Lei è molto carina. Come ti chiami? Carmela. Tu sei di Rende? No, di Zumpano. Studi a Rende. Allora sì, c'è anche, oltre alla scuola la De Coubertin di Rende, c'è anche una scuola accorpata praticamente, c'è anche la scuola di Zumbano. Ah, ho capito. Capito? Ho capito. Ora si fa così, ho più capito. Scuole in sei una. Molto carina, complimenti. Grazie. Ciao. Allora, l'hai messa in crisi? L'ho messa, no, un applauso, fate un va applauso. Va bene, salutiamola. Io giro un pochino, vengo vicino a te. Vengo vicino a te perché mi ha incuriosito lei che suona la batteria. Come ti chiami tu? Io mi chiamo Claudio, vedi? C'è l'abbinamento. Comunque tu hai una pazienza perché io faccio televisione, un programma su Ten che si chiama Diciamolo. Tate, Sforbiciate Costille. Giovedì? Giovedì alle 23 va in onda. Quindi seguitelo. Seguitelo, mi raccomando, seguitelo. I più grandi. Come? I più grandi. Infatti alle 23, quindi questi ragazzi sono a letto. E poi ci sono le repliche comunque alle 23 di giovedì, e quindi io ho fatto questa incursione con Carla che trovo sia veramente brava, una grande professionista, vi dico, lei si prepara molto molto prima, c'è un grande lavoro e poi avete la fortuna di avere un grande regista che è la colonna portante di questa TV. Sarà contentissimo, no, facciamogli un applauso. Lo dico col cuore perché ho visto la preparazione, ho visto, di solito io registro pure la mia trasmissione, ma è molto veloce. Comunque in bocca al lupo. Crepi. Grazie, sono stato onoratissimo. Vai già via. Non vado via. Ci vediamo più tardi. Dai. Ci vediamo dopo. Resta ancora un po' con noi e ci vediamo più tardi. Grazie, in bocca al lupo. Grazie a te Claudio. Allora, grazie ancora a Claudio Greco che è stato con noi oggi e adesso io direi ci fermiamo, diamo il via a questa prima manche. Eccoci qua, siamo pronti per cominciare la nostra gara. Siamo pronti, io vi presento ancora una volta le due scuole che giocano con noi in questa quarta puntata di Zero in Condotta e sto parlando della scuola media De Coubertin di Rende. Che gioca con l'Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani di Cosenza. Allora, conosciamo, ecco qua, ci sarà Sara. Sara ci presenterà un po' la sua scuola, quindi ci parlerai un po' della De Coubertin. Prego, Sara. Allora, la scuola De Coubertin di primo grado
ha come comune di riferimento il comune di Rende ed il comune di Zompano. Opera in un territorio che presenta molte valenze e significati tipici di una società complessa e ricca di variegate opportunità. Le azioni che caratterizzano la nostra scuola sono diverse. Ricercare, perché si pratica una idea di apprendimento fondata su condizioni di benessere per gli alunni e dove si realizza quindi una condizione importante per la formazione. Conoscere, perché si pratica l'idea che il processo di apprendimento non avvenga al di fuori di una relazione educativa, forte tra insegnanti, famiglie e alunni. Ascoltare, poiché ci si pone in discussione critica e concreta. Rispetto al passato, oggi la scuola è cambiata. Le competenze che dobbiamo garantire ai nostri alunni sono più ampie e diversificate. Questa scuola, la nostra scuola, utilizza tutte le opportunità di crescita offerte dai fondi strutturali europei e ogni altra iniziativa o risorsa proposta dalla Regione Calabria e dal MIUR. Infatti, nel corso di questi ultimi anni, sono stati creati ben 6 laboratori di informatica, un laboratorio scientifico ed un laboratorio linguistico. Inoltre, tutte le aule sono dotate di lavagne multimediali e da sempre è presente un'ampia ed attrezzata palestra. Pur non essendo una scuola ad indirizzo musicale, riesce ad offrire ai suoi alunni grandi opportunità ed ad incentivare significativi talenti artistici. La nostra scuola è il luogo in cui tutte le componenti si ritrovano, dove si pensa e si pratica la gioia dello stare insieme, nell'elaborazione comune di conoscenze e nell'ascolto degli altri. È certo che i nostri alunni avranno la scuola che noi adulti sapremo costruire per loro. Alla De Coubertin non pensiamo pertanto ad un'isola felice, ma soltanto ad una comunità in cui tutte le componenti abbiano la possibilità di sentirsi persone, condividendo, ricercando ed attuando il meglio di sé nelle relazioni quotidiane. Abbiamo fiducia in questa idea e pensiamo che, sia pur con difficoltà, questa idea possa essere un obiettivo che accomuna alunni, insegnanti e genitori. Le nostre scelte educative ci hanno condotto ad aderire a belle manifestazioni come questa. Forti del motto, crede lo stesso De Coubertin: l'importante non è vincere, ma partecipare. È vero, è vero, è vero. Grazie, Sara. È vero, allora... L'importante non è vincere e partecipare, però se poi vinciamo è meglio, vero ragazzi? Allora vi gradisco un pochino di silenzio, vi prego. Ora vogliamo anche salutare i vostri insegnanti, chi lo fa? Come ti chiami? Carmelita. Carmelita, chi sono i tuoi insegnanti? Salutiamoli. La professoressa Petroni, la professoressa Fontana, la professoressa Brun e il professor Castiglione. Allora un applauso anche a loro, grazie. E poi invece salutiamo quindi l'Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani di Cosenza. Federico, benvenuto. Salutiamo Federico, il capo squadra. Vogliamo salutare anche i vostri insegnanti? Sì, a noi ci ha accompagnato la professoressa Barbarossa, la professoressa Costabile e la professoressa Giglio. Allora, grazie, grazie a tutti voi. Siamo pronti? Cominciamo a giocare? Pronti? Sì. Emozionati? Sì. Sì, sì, tanto. Allora, comincerà in questa prima parte del gioco, comincerà a scegliere la busta, la prima scuola che tra le due è stata sorteggiata. Quindi in questo caso la De Coubertin. Nella seconda parte invece comincerà prima la Don Lorenzo Milani. Va bene? Pronti? Ragazzi, in bocca al lupo. Vai. La C. Vuoi? Allora, naturalmente anche incide anche un pochino la fortuna, ragazzi, per cui anche per scegliere la busta, va bene Manuel, devi un attimino consultare anche gli altri. Manuel, tutto bene? Avvicinati il microfono, mi raccomando. Vado con la prima domanda. Pronti? Sì. Tra quali regioni si trova il Parco Nazionale dello Stelvio? Lombardia e Alto Adige. Sì! Esatto, esatto. Allora, dovete sapere che è stato, silenzio per favore pubblico, è stato istituito nel 1935, è uno dei più antichi parchi naturali italiani nato allo scopo di tutelare la flora e la fauna. Allora, bravissimi, ottima partenza, De Coubertin. Siamo pronti? Don Lorenzo Milani? Sì. Federico, pronto? Prontissimo. Sì. Scegli la busta, quale vuoi? A. La,
La A. La lettera A per Don Lorenzo Milani. Ragazzi, avete 30 secondi di tempo. Vado. Figura retorica che consiste nella ripetizione di una lettera, di una sillaba o più in generale di un suono all'interno di parole successive. Leggi la grafica, se hai... Non è facilissima. Pre. Cosa? Pre. No, no, mi dispiace, è allitterazione, che deriva dal latino e letteralmente significa allineare le lettere. Un esempio perfetto è Coca-Cola. Niente, niente di fatto, ragazzi, non è successo nulla, è solo la prima domanda. Vado con la De Coubertin. Pronti? Sì. Parole nel cui suono è possibile individuare il loro significato si definiscono? Onomatopeiche. Cosa? Onomatopeiche. Sì! Grande partenza alla De Coubertin. Pronti? Sì. Federico, mi raccomando, dobbiamo recuperare. Vado con la seconda domanda per Don Lorenzo Milani di Cosenza. Questa è facile, credo. Da chi furono sconfitti i romani alle Forche Caudine? Dai cartaginesi. No, no, mannaggia. Mannaggia. No, mi dispiace Federico. Era dai Sanniti. Dai Sanniti. E vi dirò di più. Vi dirò di più. Sconfinsero i romani nel secondo dei tre conflitti, costringendo l'esercito a sfilare disarmato sotto un gioco formato da tre lance incrociate, dette appunto forche caudine. Questa non ve la dimenticate più, vero? Benissimo. Andiamo avanti. De Coubertin, pronti? Sì. Emanuele, sì. Hai sti capelli tutti sconvolti? Sei sempre così? Sì, non sì. Ti pettini la mattina, vero? Sì, sì, però non... Però non c'è verso di... Stanno. Non c'è verso di domarli, sì, sì, sì. Hai ragione. Ci rivedo. Vado con la terza, pronti? Sì. La terza domanda per la De Coubertin. Da dove nasce l'espressione ora et labora? Dai, dalla regola di San Benedetto la Norcia. Sì! Bravi, 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 grande partenza. Federico, vogliamo parlare un pochino io e te? Mi devi dare delle risposte. Sì. Dai, forza, ragazzi. Vado con la terza, va bene? Busta A, vado con la terza domanda per Don Lorenzo Milani di Cosenza. Come si chiama il punto di incontro delle bisettrici degli angoli interni di un triangolo? Hai 30 secondi. Vertice. No, no, hai 30 secondi di tempo. Devi sfruttare il tempo e ti devi consultare con gli altri. È in centro. No, no, mannaggia. De Coubertin, andiamo a noi. La B. La B o la B? La B. B come Bologna? Gradirei un po' di silenzio, vi prego ragazzi. Vado? Sì. Vi vedo tranquilli, eh? Cioè, intanto abbiamo dato tre risposte esatte. Allora, vado.
Con quale parola terminano le tre cantiche della Divina Commedia? Stella. Stella, sì, è vero! È verissimo, Stella, preparatissimi questi ragazzi. Federico, hai degli occhi bellissimi, Federico. Grazie. Come mai non sei stato notato dal nostro amico Claudio Greco? Sei veramente bello. Grazie. Ha avuto una svista. Dai, ha avuto una svista. Andiamo, pronti? Anno di istituzione della Comunità Economica Europea. Prenditi il tempo che ti serve. Dici. 1975. Forza! 1975. No! I nostri ragazzi ricordavano male. È 1957. Niente, di fatto, Federico. Andiamo avanti. Pronti? Sì. Emanuele, ci sei? Sì. Fatevi sentire un pochino. Vado? Sì. Come sorridono, eh? Vado? Sì. Come si suddividono gli organismi secondo la teoria dei cinque regni? Regno dei monere, protisti, funghi, piante e animali. Monere, protisti, funghi, piante e animali. Monere, protisti, funghi, piante e animali. Oh, va bene, va benissimo. Va bene, perfetto, non ho niente a che dire. Andiamo avanti. Dobbiamo assolutamente recuperare, Federico. Sì, eh? Sì. Allora, vado, ascoltami. Chi nel 395 fu proclamato re dei Visigoti? Alarico. Sì! Bravi, 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 bravi. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Fate i bravi. Ecco. Andiamo avanti. Pronti, Emanuele, ci sei? Sì. Con quale avvenimento gli storici indicano la fine dell'età antica? Forza! Ragazzi, tempo! Caduta dell'impero romano d'Occidente. Sì! Ma voi dovete vedere la squadra quando si consulta e non è agitata, è molto di più, è molto di più. Allora, però si stanno divertendo tanto, poi alla fine lo scopo di questo gioco è proprio questo, che ci dobbiamo divertire tutti insieme. Siete d'accordo? Sì. Va bene. Andiamo avanti. Federico, ci dobbiamo divertire, ma dobbiamo anche rispondere. Sì. Sì, d'accordo. Vado. Vegetazione tipica delle zone polari, composta da muschi e licheni, che appare in estate. Sembra difficile, ma non lo è. Leggete attentamente la grafica. Yeah.
spiace, era tundra. Ecco, una l'aveva detto e non l'ha detto. Federico, perché non l'hai detto? Mannaggia. Allora, termina qui la nostra prima parte del gioco. Mi raccomando, restate con noi. Ci vediamo tra pochissimo. Una piccola pausa. A tra poco. Ciao. Siamo rientrati. Allora, io prima di cominciare e dar via quindi alla seconda parte, devo purtroppo correggere una delle risposte date dalla De Coubertin. Esattamente, allora, nella busta B, esattamente la numero 1, praticamente io ho chiesto con quale parola terminano le tre cantiche della Divina Commedia, era stelle. Quindi non ve la posso dare, d'accordo? Non ve la posso dare. Per un fatto di correttezza io non ve la posso dare. Allora, siamo pronti? Siamo pronti, diamo quindi al via questa seconda manche. Siamo pronti, ragazzi? Capo squadra, siamo pronti? Sì, siamo pronti. Allora, sì. Non tocca a voi, quindi che voi siete pronti. Non fa niente. Va bene, non tocca a voi. Cominceranno, ecco, a rispondere, però lo farà prima, in questo caso, prima Don Lorenzo Milani di Cosenza. Va bene, chi sei? Biagio. Biagio, quanti anni hai, Biagio? 13. 13 e sei agitato, stai buono, non tremare. Ecco qui, Biagio trema, è in studio, trema questo ragazzino. Allora, quale busta vuoi dalla numero 1 alla numero 14? La numero 3. La numero 3. Ovviamente, ragazzi, i suggerimenti annullano la domanda. Vado, Biagio, ci sei? Sì. Verbi, parliamo di verbi. Silenzio tutti gli altri, squadra e pubblico. Qual è, hai 30 secondi, mi raccomando, qual è il participio passato del verbo porgere? Prenditi il tempo che ti serve. Silenzio gli altri. Porto. Cosa? Porto. Sì! Esatto! Allora, andiamo alla De Coubertin di Rende. Chi sei? Carmelita. Carmelita. Carmelita, quale busta vuoi? La 1. La numero 1. Vediamo un po'. Pronta? Ascoltami bene. Qual è l'operazione inversa della potenza con esponente 2? La radice quadrata. Sì! Andiamo avanti. Chi sei? Benedetta. Benedetta? Sì. Benedetta, quale busta vuoi? La numero 2. La numero 2 per Benedetta. In bocca al lupo, Benedetta. Grazie. Vado, ascoltami, hai 30 secondi. Sì. Qual è il principale lago vulcanico d'Italia? Silenzio il pubblico. No. Il lago vulcanico d'Italia. Il Vesuvio. No, mi dispiace, è il lago di Bolsena, in provincia di Viterbo. No, mi dispiace. Andiamo avanti, pronti? Vado, De Coubertin, chi sei? Ludovica. Ludovica? Ludovica, un po' di voce. Quale busta vuoi? La 10. La 10 per Ludovica della De Coubertin. Vediamo un po', eccola qui, busta numero 10. Pronta?
Ascoltami attentamente. Il doppio di 3 quarti è uguale a... Il doppio di 3 quarti. 6/8. No. Il doppio di 3 quarti è uguale a 3/2. Mi dispiace, tesoro, mi dispiace. È la stessa cosa, Luca. Aspetta un attimo che stanno verificando, aspetta un attimo. Sicuro? Si può accettare? La possiamo accettare! Brava! Brava! E vedo lì è uscito fuori un sorriso per Ludovica. Andiamo avanti. Sono Mario. Sei Mario. Mario, quale busta vuoi? La 5. La numero 5? La numero 5. Vediamo un po'. Ascoltami attentamente. Prenditi il tempo che ti serve, Mario, ok? A quale angolo corrisponde la somma degli angoli interni di un quadrilatero? Non è difficile. Sì. 360. Sì! Sì, esatto. Andiamo avanti. Silenzio per favore il pubblico. De Coubertin. La numero 6. Chi sei? Greta, la numero 6, hai detto? Greta, pronta? Silenzio per favore gli altri, mi raccomando. Ascoltami attentamente, è veramente facile. Ascoltami attentamente, la vedo preoccupata. Qual è il numero naturale precedente e il numero naturale successivo di 0? Qual è il numero? Meno 1, precedente, successivo 1. La posso accettare? No. Allora, il precedente non esiste. Il successivo è 1. Però hai avuto fretta di rispondere. Greta, hai avuto fretta di rispondere. Prendetevi sempre il tempo che vi serve. Dovete prendervi il tempo che vi serve. Allora, silenzio per favore. Andiamo avanti. Sono Ernesto. Ernesto, quale busta vuoi? La 4. La 4. Ernesto, c'è una materia che ti piace di più? La matematica. La matematica. Qui abbiamo un matematico. Non si tratta di matematica. Allora, ascoltami. Come si chiama, silenzio gli altri, come si chiama la circonferenza massima del globo terrestre? Silenzio gli altri, perché è facile. Silenzio! Ernesto? Come si chiama la circonferenza massima del globo terrestre? Silenzio! Equatore. Sì! Perfetto, andiamo avanti. Pronti? Carmela, quella che piace a Claudio. Allora, quale busta vuoi? La 12. Ciao. La 12. In bocca al lupo, la 12, la 12, eccola qui. Carmela, in bocca al lupo. Allora, non è proprio facilissima, ma puoi anche, potresti saperla. Qual era il nome della piazza dell'antica Grecia? Silenzio! Qui io l'ho già sentito, pensate un po'. Tra l'altro l'ho sentito dalla Don Lorenzo Milani. Non la sai? No, non la sa. Non la sa, l'ha detto, non la sa. Agora,
Cosa? Agorà. Sì, Agorà. Allora, ascoltami. Hai detto che non la sapevi. Poi? Ho pensato, cioè. Ti sei buttata? Ti sei buttata. Allora, è un termine, il termine viene dal greco e significa raccogliere, radunare. In questa piazza, tra le altre cose, facevano anche il mercato. Andiamo avanti, pronti? Sono Alessia. Alessia, Don Lorenzo Milani. Don Lorenzo Milani, vi fate sentire un pochino? Alessia, quale busta vuoi? La 13. La 13? Io dico sempre che il numero 13 non porta molto bene. Però Alessia, nella vita, dai, su. Pronta? Sì. Alessia, ascoltami bene. Ascoltami bene e prenditi il tempo che ti serve. Quante sono le isole che costituiscono l'arcipelago delle Eolie? Pensaci bene, che è facile. 4. Quante? 4. No, sono 7. Sono 7. Niente, sono 7. Andiamo avanti. De Coubertin. Chi sei? Francesca. Francesca, ti sento. Tranquilla. Quale busta vuoi, Francesca? La 8. Allora, ascoltami attentamente. Francesca, qual è... Prenditi il tempo che ti serve. Qual è il maggiore lago italiano? Il lago di Garda. Sì, il lago di Garda! Non era difficile, ragazzi. Anche la fortuna, ovviamente, insomma, fa la sua parte, perché era facile, ma come in tutti i giochi ci sono le domande più facili e quelle meno facili. Allora, chi sei? Francesco. Francesco, quale busta vuoi? La 7. La 7? Sei pronto? Avvicinati il microfono. Ascoltami bene. A chi era dedicato il Partenone? Silenzio gli altri. Questa non è facilissima. A Zeus. No, Francesco, alla dea Atena. No, mi dispiace. Facciamo ancora un applauso alla vostra scuola. Mannaggia. Sono Gaetano e voglio la 11. Sei Gaetano? Sì. Vuoi la numero 11? La numero 11, eccola qui. Sei pronto? Sì. Silenzio per favore gli altri. Ti potrebbe servire il foglio e la penna. Come va con la matematica, Gaetano? Bene. Bene. Oh, sono tutti contenti. Era quello il più bravo? Dicono così, dai. Ascoltami. Quali tra le seguenti frazioni sono equivalenti? Avrai anche la grafica. 3 quarti, 5 settimi, 12 quarti, 6 ottavi e 4 terzi. Allora, 3 quarti e 6 ottavi. Sì! Bravo! Allora, capo squadra Federico, sì. Ti tocca o la numero 9 o la numero 14? La 9. La 9. La 9, pronto? Sì. Quale punto cardinale viene indicato dalla stella polare? Il nord. Sì, sì, il nord! Allora, vado. Sì. De Coubertin, chiudiamo in bellezza. Vuoi? Speriamo. Speriamo. Verbi. Come sei messo con i verbi? Benino. Sì, sì. Sì, sì, va bene. Ascoltami.
Qual è il participio passato del verbo convergere? Non esiste. Sì, non esiste! Allora, bravi, bravi ragazzi, bravo Emanuele. Termina qui la nostra gara. Io ancora voglio dirvi che chi giocherà, chi ha giocato oggi e chi vincerà tra le due scuole giocherà nel secondo turno con Loncobucco, con la scuola media di Loncobucco. Allora, vediamo dalla grafica, siamo pronti dalla regia? Allora, prima di chiudere io devo salutare il nostro amico, facciamogli ancora un applauso, Claudio Greco! Non ho il microfono, Claudio! Ma sono bravissimi! Io ho una domanda, ho risposto. Vieni a parlare qui vicino a me. Ah, ti parlo qua. Sì. Io ho risposto solo ad una domanda. Siccome amo le isole Eolie, quindi sapevo che erano 7, ma loro sono veramente, veramente bravi. Veramente bravi, complimenti. I bianchi sono un po' emozionati, secondo me, no? Mannaggia, l'emozione incide tantissimo. L'emozione incide, sì, tantissimo. Incide. Comunque, complimenti veramente. Ti voglio dire una cosa. Sì. Mi faccio un altro giro. Sì, giretto, fai un altro giro, io vai ho visto pure. Un ragazzino molto, molto carino che là. Vieni qua, vieni qua. Guarda il look suo. Sì, dei devi capelli. Sapere che alcuni ragazzi la mattina mezz'ora la dedicano ai capelli. Ma i tuoi capelli sono così naturali? No. No. E quindi? Ma li faccio io. Ma bravo, come ti chiami? Igor. Bravo, Igor, ciao. Poi ti faccio vedere un'altra ragazzina. Sì, va bene. Mi ha colpito tantissimo. Seguite, seguite nel il gruppo nostro Claudio. Era quella che sapeva tutto, vi dico. Oltre ad essere, sono tutti carini, tutti belli, assolutamente. Però lei, secondo me, oltre ad avere una grande intelligenza, è una vittima della moda, è una fashion che lei, vieni, vieni. Come ti chiami? Carmelita. Carmelita, nome spagnoleggiante. No, però sono italiana. Lo so che sei italiana. Guarda com'è fashion lei, carina. Però, però la stai mettendo in difficoltà, eh. Perché? Lo vedi, è emozionatissima. Carina. Quanti anni c'hai? 12. 12 anni, madonna, guarda, più grande. È quasi alta quando me, è più alta di te comunque. Beh, non è facile essere più alta però, di me, diciamolo. Brava, Carmelita, è bravissima. Secondo me i professori sono molto contenti di questa ragazzina perché è molto brava, molto, molto, mi dicono di sì, brava, brava. Grazie, allora, ciao. Grazie, ciao. Claudio. Grazie mille, ritornerai? Ritornerò. Ritornerà, grazie. Come concorrente ritornerò. E lì ne vediamo delle belle. Grazie, ciao. Grazie a te Claudio, ciao. Grazie. Allora, vediamo dalla nostra grafica chi vince questa quarta puntata di Zero in Condotta e giocherà nel secondo turno. Chi vince, chi vince, chi vince? Rende! Vince, vince questo... Allora, i ragazzi gioiscono, mi sembra anche giusto. Complimenti ai ragazzi che hanno giocato, quindi ancora complimenti. Naturalmente anche un grande applauso va alla scuola Don Lorenzo Milani di Cosenza. Grazie, grazie ragazzi. Però, allora, ragazzi, non è detta l'ultima parola, perché... passerà al secondo turno tra quelle tra virgolette che hanno perso la scuola con il punteggio più alto. Quindi ancora non è detta l'ultima parola per Don Lorenzo Milani di Cosenza. Va bene Federico? Ci sono ancora speranze, d'accordo? Allora grazie, grazie ancora a tutte e due le scuole che sono state con noi. Voi mi raccomando seguiteci ogni sabato sera alle 20:30. Mi raccomando non mancate. Ciao, a presto!